eccoci qui, cara Elenia. Buonasera. Allora, Milano. I quarti sono stati superati. I quarti sono stati raggiunti, superati gli ottavi. Vedremo cosa fare l'Inter domani, ma stasera c'è il Milan in campionato. Zanforlin, buon visto per supervisionare, buonasera, come sempre. Buonasera. Grandi milanisti, Vittoria, Martinez della Giustina, professor buonasera, direttore. Martinelli, come sta Martinelli, direttamente da Salerno? Eccomi qua! Buonasera, cosa fa con quelle nacchere? Cosa fa con quelle nacchere? Questo è lo strumento tipico di Salerno. Salerno. Nacchere. Terra di cactus. Beh, terra di... ci sono delle zone un po' sporche, c'è un po' di qual è il vostro legame col Messico? Qual è il vostro legame col Messico? Oh, caspita, direttore, ma lei lo sa che c'è il parallelepipedo di Salerno passa esattamente nel Messico? Ma va, ragazzi, su quale città? Città del Messico? No, tutto il Messico. Tutto il Messico. Sì, ma su quale città? Risposta, città del Messico. Città del Messico. Ha capito, città del... non l'ha capito. Non importa, due minuti di ci arriviamo a cazzare la bocca. Ah, ecco le nacchere che sono lo strumento tipico di Salerno. Ecco, partiti! Partiti, bravi Diaz, Leao, cerchio di mezza campo, perde palla. Rubiamo subito una palla con Diaz. Attenzione, 5 contro 2. Si sono tutti infuriati con Leao perché si è fatto superare il pallone. Si è fatto male Krunic. Si è fatto male Krunic. Forse una botta al ginocchio. Si rialza idolo Krunic. Ma qui abbiamo una paura ogni volta. Però chi avrebbe mai pensato, quando io dicevo guardate che Krunic è forte e tutti mi pigliavano in giro, che adesso un infortunio a Krunic, no, si è fatto male Krunic, no, come se fosse Pelé. Va bene, riparte il Milan, via. Ciao, sulla sinistra, di fianco alla nostra area, Tomori lancia lungo, oltre la metà campo, palla però che si perde lateralmente. Siete partiti male? Ecco, comincia già... Più che altro Leao che parte sempre. 43 secondi. Sì. E 43 secondi, Martinelli già ipercritico, una cosa sconvolgente. A Londra, dopo 43 secondi, si era già capito tutto. Ecco, ma meno male che lei capisce tutto. Se comunque avessi delle sensazioni, gliele do subito. Altra palla recuperata di Krunic, ma la perde Teo Hernandez, ci mette il piede, ciao. Andrei e va Bennacer. Recupera la palla, attenzione Bradaric. È ancora dietro, giochiamo sul laterale di sinistra, dove si fa vedere subito e Pirolas, anzi no, Koulibaly è ex Napoli, ricordiamolo, Candreva! Senta Salemakers, riparte il Milan in contropiede, Brahim, ancora Salemakers, l'ultimo tocco nostro è di Salemakers, rimetto per loro. Nostros! Allora, lo ricordo ancora perché si fosse messo in visione soltanto adesso, Mimmo Pesces sostiene che Salerno sia sullo stesso meridiano del Messico, parallelepipedo del Messico, e quindi voi salernitani sono quelli di Lecce, voi salernitani... Beh, noi da noi c'è la siesta pomeriggio. Ah, ecco, e questo è il cappello tipico di voi a Salerno? Sì, quello, è nato a Salerno. Anche le donne hanno questo cappello? Tutti, da noi è così. Il cappello del Cilento questo. Da noi abbiamo tutto dopo Salerno c'è il deserto. Certo, sì, attenti dato Milan che recupera la palla a metà campo, via. Ciao, metà campo indietro per Teo Hernandez sulla fascia sinistra, scarica su Krunic, indietro ancora per Tomori, dietro al cerchio di metà campo, guarda in avanti, si appoggia lateralmente dove riceve l'ottimo ciao, allarga tutto sulla destra, Kalulu prestato da Candreva in verticale, palla per Brahim Diaz, spostato un po' con il fisico, è costretto ad arretrare, difende palla, scarica verso l'ultimo uomo sulla destra che è ciao, e poi ancora Magic Mike Maignan, divisa giallo fluorescente. Bel Milan. Ancora ciao che avanza sulla fascia destra. Sì, non ha l'intensità di altre partite il Milan, ma diamogli tempo, Caruso. Ma sono loro che sono indiavolati, ma quanto possono durare? Così. Comunque, insomma, diciamo che la Salernitana è migliorata dopo il cambio d'allenatore, quindi attenti adesso. Una bella parola per Leao che sbaglia, però Giroud prova a restituirgliela. Che intercetta Mazzocchi. Quella se passa. Però ha sbagliato Giroud, quindi troppo corta. Leao si è trascinato a palla autolina di fondo di fallo laterale, non bene questo ovvio di Leao. Intanto una notizia interessante che Elena De Sena ha trovato da Opta Paolo, prego. Sì, il Milan non schiera giocatori italiani nella formazione titolare di una partita
sconfitta di Serie A per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria, cioè dal 1994-95. Quindi sono 19 anni che il Milan non scendeva in campo senza un solo straniero. Vi ricordate quanto hanno rotto le scatole all'Inter di Moratti? Che vergogna, pochi non è una bella cosa. No, per niente. E poi Vittoria ci ha ricordato che con i pantaloncini neri il Milan non è vincente. Tu non ti preoccupare. No, questo l'ha raccontato, nel momento in cui la proprietà è americana non gli puoi portare di meno di far giocare degli italiani, no, cioè giocare chi mette. E alla fine anche i tifosi vogliono solo vincere. Intanto perde palla banalmente la Salernitana, si riprende con una rimessa laterale, visto che sono polemiche mentre il gioco ancora un po' in ritardo, è stato giusto o no convalidare il gol? Ha detto prima, però lo ricordiamo per chi non avesse visto, della Juventus ieri, Bonfrisco. La VAR e l'arbitro, no, secondo me, il gol no. Di Rabiot. Io ho la chiara sensazione del tocco di braccio per una serie di considerazioni. E la VAR doveva intervenire? E il VAR non è intervenuto perché evidentemente non ha una visione chiara e se non è sicuro al 100%. Così non come interviene. Per Udinese Milan, anzi Milan Udinese Udo. Assolutamente. Però, in questo caso c'è. Però, se bene, non è chiaro al VAR, però si muove, è chiaro al mondo, al VAR no. Parte la Salernitana. Lei si concentri sul Milan, diretta Martinelli. Tre quarti. Anticipato. È caduto a terra Teo, vertice di destra, Kalulu, il cross sul secondo palo, prendi Ass anticipato, lo mette su Leao in area, può tirarsi la porta sul sinistro, Leao, il tiro fuori. No, Leao, come fai a sbagliare? Tira prima. Giroud. Ma no, Leao ha sbagliato. Leao, come l'hai messa giù, devi scaricare, dai. Molto. Prova a ripartire, ma perde subito. Krunic, che scambia ancora con Bennasser, controlla Isma, larga sulla sinistra, dai, c'è spazio per Leao. Il cross senza neanche guardare fuori, no, ma basta! Leao, ma è incredibile! Botto non c'è. Non si è mai visto. Ma sembra quasi che lo faccia apposta. È rallentato. Quando lui arriva così lanciato sembrava che non ci fossero più speranze. Invece batte l'angolo alla sinistra di Ochoa, va Isma dentro sul primo palo. Gol! Martinelli, ma è lui! Traditore, pensavo che eri tu! Ma non c'entri! Gol di Giroud sul calcio d'angolo, l'onda mondo, Black! Tanto più di mestiere, ripeto, venga, facciamo vedere con la moviola umana. Lasci stare le nacchere, cosa fa? Sì. Ma non può venire normalmente. Non riesco a dire più. Praticamente Giroud, come si chiama l'avversario? Jomberg. Gli prende la maglia così, di più, in maniera molto evidente. È vero che anche Jomberg a sua volta, lei non mi tocchi, prendi la giacca, lei non mi tocchi. Vorrei toccarla. Non mi tocchi. Ecco, almeno il seno, ma che schifo. Allora, per cui si vede proprio la maglietta nel pugno di Giroud che con grande mestiere e furbizia lo tiene giù e senza aver bisogno di saltare molto di testa fa gol. Cosa fa? Lei fa Jomberg che ha preso il gol. Dobbiamo dire, Fabio, che Jomberg non è proprio. Bene, rieccoci, le squadre sono in campo adesso. Ci sono dei cambi, Andrea? Nel Milan no. Sì, neanche nella Salernitana, muchacho. Va bene. Biasin, vieno di nuovo presi, Beh, ma quest'anno va così, cioè non è più una sorpresa. Erano davanti già prima, poi siamo passati davanti noi. Adesso e settimana prossima sorpasso. L'unica cosa calmo, Andrea. Guardate il calendario. È una corsetta per prendersi un posto importante con la Champions. Scudetto è già andato da una vita, per cui insomma. Intanto alle Milan, due francesi, quindi so vai non Milan. È andato bene il processo del presidente dell'Inter oggi ad Hong Kong. Sì, credo che abbiano confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Non lo so se è una conferma, so che c'è. No, è stata rinviata per un'udienza. Presidente dell'Inter era in viaggio per Porto. Attenti, intanto c'è il Milan, ragazzi. Parliamo del Milan, l'Inter poi parleremo, c'è tutto il tempo perché c'è una lunga vigilia. La Salernitana in possesso di palla, il Milan che attacca, via. Sì, tanto però è Ochoa che effettua un lancio longo. Tomori larga sulla sinistra di testa per Teo Hernandez, nostra metà campo in verticale Leao, il velo non so se è voluto oppure no, comunque sbagliato. Attenzione, Mazzocchis recupera la palla, attenzione, va per vie centrali, serie di triangolazioni, allarghiamo dietro dove c'è Pirolas. Pirolas porta la palla sui piedi di... Cos'è sta roba? Cos'è? Ah, la tipica musica messicana. Questo è Morricone, più che un messicano.
Questo è Morricone che ha fatto. Non c'è il mozzicone. Ma che riparte la Salernitana, via. Attenzione, riparte la Salernitana con Curva Libes che allarga sulla destra. Gombers fa con la palla ancora su Mazzocchi. E un'altra Salernitana, eh? Calulu stranamente sulla sinistra, recupera palla, evita la rimessa, l'appoggio verso Teo Hernandez. E la rimessa è nostra, l'ultimo tocco di Mazzocchi. Bene, applausi per Calulu anche da Pioli, che si congratula con lui. Intanto cosa c'è di nuovo? Da questa statistica su Giroud, che ha realizzato di testa tutti e tre i gol in Serie A nel 2023, e in questo periodo nessuno ne ha segnati di più nei top 5 campionati europei, tra tre anche Victor Osimhen e Danilo Doechi. Ah, di testa, è vero, sì. Beh, lui è uno specialista di quest'arte. Del gol di testa, intanto Leao viene affossato, si riprende quindi con una punizione a favore del Milan nella metà campo rossonera, già battuta, via. Sì, indietro per l'anno scorso giocava lì, O mette Ibra o mette Origi. Origi, attenzione, c'è una bella apertura sul laterale sinistra, va Candreva, vediamo, alza la testa. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Bravo Candreva. Non ci posso credere! Milan che si fa sorprendere completamente, il gol di Dia, l'onda Mondo Flex. Senza nacchere, non servono le nacchere. Allora, praticamente, se lei è Teo Hernandez, sì, il difensore Koulibaly, Teo Hernandez sta entrando in area, palla al piede, Koulibaly interviene così. Ecco, no? Esatto. E quindi c'è un colpo, forse anche con gioco, ma sicuramente con il petto che sbilancia. Che Teo Hernandez stava andando a 200 all'ora. Sì, anzi, ma lo tocca, va giù. Indugia. Quindi era rigore. Quindi basta un minimo tocco per far andare giù. È colpa sua se va a 200. Secondo me è rigore, se mi fai parlare. Secondo me è rigore. No, però tu non c'eri, a inizio partita. Cosa fa? Ma si alza. Avevo fatto rilevare che al Milan non gli danno mai rigori. A quell'amico che ha visto lì su Wikipedia. Però questo qua era rigore netto. Allora, quindi però per sintetizzare, che prego, se andiamo a rivalutare bene tutti corpo a corpo che ci sono in tutte le gare, non sono mai stati dati. Questo per il corso di Rocchi, perché tu sai benissimo che non vuole rigorini, vuole rigore a tutta serie, queste cose. Ma qui non è rigorino. No, però ragazzi, io la penso come Biasin. Non è un rigorone, però io l'avrei dato. Se lo dai dal campo, Teo Hernandez andava veramente velocissimo dritto per dritto. E l'altro basta un tocchettino così lo butti. Certo, cioè, quello sì. Da che lo dicono? Ci dicono: Piele ha dormito e preparato male la partita, non si può buttare via tre punti così. Atteggiamento sbagliato, Roberto D'Alegnano, milanista. 21 minuti più recupero, Cruni cerca di metà campo, viene a prendersi la palla tra le linee Orichi. La porta, una serie di finte, potrebbe darla. Mamma mia, sembra di vedere Leao che la perde pure lui. No, meno male. Ancora Krunic, tre quarti, centrale, carica dentro. De Ketelaere si gira, bella palla per Bennacer. Rigore! Adesso che non c'è! Adesso che non allora, c'è. Era sicuramente più evidente l'altro. Questo mi sembra qui, un po' allora, si lamentano molto i giocatori della Salernitana. Vediamo se Onde Teo Hernandez dentro, Calulu di testa, palla che rimane lì al limite. Florenzo non ci arriva, ma mettici il piede. Occhio perché siamo 3-4-2. Aia! Stai camminando. Attenti, attacca la Salernitana, tre quarti campo, palla, sbaglia tutto Piontek. C'è forse l'ultima azione, vediamo se ce la fa battere, rimessa per Tonali. Se c'è ancora possibilità l'ultima azione. Maignan avanza, dai, lancia, perché sennò fischia quello, lancia verso la tre quarti, palla, ciao, la prolunga di testa, palla allontanata. E temo che finisca qui, no, si gioca ancora, si gioca ancora, forse l'ultima azione, esce Maignan, occhio, serve Teo Hernandez. Che lancia lungo, ma sbaglia. Ma non così, che prendiamo il gol. Calù in scivolata. Finita. È finita. Abbiamo preso un gol stupido proprio. Sì. Una partita, diciamo, buttata via. Sfortunata, sprecata, due rigori mal gestita, diciamole le cose. No, non sono due rigori, avvocato, non diciamo. Beh, almeno uno netto sì. Ecco, c'era un probabile rigore e un rigore che non c'era. No, però un attimo direttore, il secondo l'arbitro la fischia.
Sì. E poi il VAR sbaglia a chiamarlo, sì, quindi sono due, sono due errori. Molta calma e molta serenità. Allora, se noi riduciamo questa partita dell'1-1 alle due situazioni, non riduciamo, non la però ci sono. Diciamolo ancora una volta che c'era un probabilissimo rigore che l'arbitro non si è sentito di dare su un'azione scorretta, furba. Il secondo era un non rigore dove però la VAR inspiegabilmente è intervenuta. Probabilmente facendo giustizia in quella occasione, sì. Ma allora parimenti avremmo dovuto chiedere che venisse fatta giustizia anche nella prima. Non è così che si fa giustizia. Andiamo a vedere il secondo tempo, eccolo qui, guardate, per la Salernitana, gol contro piede, qui però c'è tutta la sciocchezza, la pochezza del Milan in fase difensiva, un contropiede di a tutto solo che batte Maignan, stai vincendo in casa 1-0 e prendi un 4-3 devastante. All'82esimo Piontek libera destro dal limite, Maignan attento, era una buona palla gol. Il Milan ha fatto molto meglio, serpentina di Bennacer, tiro e deviazione Leao fuori, al 52esimo Leao inguardabile, poi vedremo anche la Gix. Bennacer dal limite sfiora la traversa, poi Ibra di testa, Origi spreca da due passi, Origi anche lui entra malissimo. 87esimo mischia in area, la palla sbatte su Calulu e non entra, era una grandissima palla gol, poi in diagonale di Ibra para Ochoa. Andiamo a vedere i promossi e i bocciati, poi dovremo anche capire De Ketelaere come è andato, ha fatto un paio di cosette, però da lui si aspetta qualcosa di più. Allora, promossi, Krunic, Bennacer e Maignan, bocciati, Leao, il peggiore in campo, ciao, che insomma è stato molto poco limpido nei suoi interventi questa sera, e Origi che è entrato ma non se ne è accorto visto. Nessuno Origi, probabilmente ci sarebbe da bocciare anche sulla destra Salemaker sulla destra Florenzi un po' bocciati direttamente, è bocciato dalla nascita. Allora vi ricordo altresì che la classifica dice che il Milan, che poteva essere a 50 raggiungendo l'Inter e scavalcando la Lazio, invece in questo momento è quarto, con la Roma però sempre un punto, e con la Juventus che tecnicamente sarebbe in questo momento addirittura 53 punti, quindi una Juventus che avrebbe preso quasi il largo sul secondo posto. Vedremo poi se saranno restituiti o meno questi punti. Andiamo a vedere lo scout della partita, eccolo qui, 1-1, 64% possesso di palla del Milan, tiri in porta però 4-3, pochini rispetto alla supremazia, tiri fuori 10-1, e questa è una colpa degli attaccanti, tiri spinti 7-3, quindi Milan va alla conclusione 21 volte contro le 7 della Salernitana, 7 conclusioni pericolose a 4, ha rischiato un po' troppo, corner 6-4, falli 14 con due ammoniti del Milan, 12 con due ammoniti nella Salernitana. E da casa cosa dicono? Vediamo subito, poi, ecco la fase d'attacco, la vedete, con il Milan che ha ampiamente dominato la partita, perlomeno come fase d'attacco, anche se poi non ha colto, come è successo in qualche modo anche all'Inter, alla Spezia, l'Inter in maniera forse ancora più clamorosa, no? Tante conclusioni e pochi gol. Sì, da casa, al volo. Una squadra che è campione in carica e ambisce ad un posto in Champions League non può nascondersi dietro ad un rigore non dato in casa contro la quintultima non in classifica. Non c'è dubbio, infatti abbiamo detto questo, no, se spiegassimo tutto, uno non c'era, l'altro non è stato detto. Uno è stato detto da Bonfrisco. Sì, però ripetiamo sempre le stesse cose. Però, sì, ho capito, però se lei mi dice abbiamo perso per i rigori, e dico, non è però, direttore, da un punto di vista lessicale, lei tutte le volte ce l'ha con l'arbitro. Un rigore che andiamo ai raggi X. Probabilmente, ma lei ogni partita che Milan non vince è colpa dell'arbitro. Le dico che non basta dire che ci poteva dare un rigore in più. Eccolo qui, attacchi ai raggi X. De Ketelaere, 15 palloni toccati, un solo dribbling, un tiro fuori, due palle perse. Non malissimo. Non malissimo, non malissimo. Tra il meno peda. Origi, 11 palloni toccati, 4 persi, un tiro respinto, un tiro in porta, però anche poca roba. Ibrahimovic, 15 palloni toccati, 5 persi, però un tiro in porta, un tiro fuori, un tiro respinto. Insomma, Ibrahimovic ha dato tutto sommato... È Origi che non si è mai visto. Ecco, dei tre entrati, il vecchio Ibra è quello che ha fatto meglio, se vogliamo. No, Origi proprio, invisibile. Origi inguardabile, imbarazzante. Origi. Si muove anche in maniera... Ma è goffo. Ecco, non so se ha sempre corso così o se poi mi date anche Leao per cortesia. Più che due rigori, e lì è Calulu che salva il gol, che è incredibile. Che vale un rigore. Sì, non possiamo dire che il Milan abbia giocato male, no, della Giustina, però... No, beh, giocato male, abbiamo preso un gol che veramente... Però non abbiamo giocato bene, cioè... No. Abbiamo lasciato il Milan a Londra. Sì. Esatto, mica rispetto al Milan di Londra è un'altra squadra questa. Sì, dai, si è visto pure gli uomini sono gli stessi, ma... Scusa Fabio,
adesso al di là degli episodi si può discutere, ma c'è un dato pazzesco, che sono 12 tiri in porta e 12 tiri fuori, sono 24 tiri del Milan contro 6 della Salernitana. Ciò vuol dire che è mancata la qualità lì davanti. Se tu con la Salernitana giustamente... Mi sembra di averla già sentita questa cosa. No, sì, sì. Allora, il professor Maggioni mi dice stanchi e senza cambi seri purtroppo. È vero, il problema dei cambi c'è, mi scrive anche Pogliani sull'1-1 perché Pioli toglie Giroud, ma davvero è successo? Perché non Giroud e Ibra insieme, visto che erano 1-1? No, però Giroud si è fatto togliere da solo, perché sulla munizione... E poi Sandré, ironicamente, dice, ma cosa dobbiamo fare noi dell'Inter per arrivare quarti o quinti, visto che... Allora, intanto guardate il Milan oggi un anno fa, poi andiamo da Carlo Pellegatti, il Milan rispetto alla scorsa stagione, l'anno scorso di questi tempi, aveva qualche punto in più, non tantissimi a dire... il vero, se mi ridate in grafica, ecco, grazie. Beh, no, invece ne va parecchi in più, siamo a meno 8 punti. Il Milan ha potenzialmente, secondo me, tre fuori classe. Uno lo ha fatto oggi, il portiere, bravissimo anche oggi. Gli altri due, Teo, che era stato il migliore secondo me a Londra. No, non c'è. Malino. E poi soprattutto Leao. Leao zero. Sì, ma sai cosa c'è, Fabio? Leao invisibile. Siamo campioni d'Italia, ho 20 punti dal Napoli. 20. Lo so. Sono tantissimi. No, ma 20. Certamente, ecco, diciamo che se Leao avesse giocato una partita, non dico buona, ma ha perso tutti i punti. Leggermente fatto... insufficiente, bastava quello, è stato inguardabile. Carlo Pellegatti, cosa sta succedendo? Carlo, vai. In campionato il Milan non sa approfittare di queste giornate. Domenica scorsa è stata una giornata sfavorevole e ne hanno approfittate le altre. Invece oggi, in una giornata dove l'Inter perde, la Lazio non vince, la Roma perde in casa col Sassuolo, tu non vinci questa partita, chiaro che è molto pesante perché sei sempre in lotta e c'è sempre questa sindrome del dopo o del pre Champions League, però insomma non è che deve essere automatico che ogni volta che c'è la Champions League non porti a casa una vittoria o un pareggio. Purtroppo è molto pesante questo pareggio che sta di sconfitta, nel senso che il Milan... Però avete ragione, là davanti e purtroppo ci manca Leao. Adesso è inutile, Fabio, accanirsi con Leao. Leao è in totale sfiducia, proprio un giocatore che non sa dribblare un palo in questo momento. Non so il perché, non chiedetemelo, ma è in totale mancanza di fiducia. Ecco, Carlo, lo stadio... Non ha indovinato nulla. Lo stadio come si è comportato con Leao? Hanno cominciato a fischiarlo? Due che hanno fischiato. Milan non fischia. Uno sei due. Tu. Due hanno fischiato, un paio hanno fischiato, due, eravamo 70.000, in tre hanno fischiato. Al Milan non fischiamo, però meritavo i fischi, questa sera sì, certamente, ma è in periodo veramente di sfiducia totale il giocatore, tira addosso all'avversario. Purtroppo così, però ci sono. Senti, è un altro giocatore che quando entra, io ti dico anche i miei amici milanisti qui che seguivano il professor Carugo, della Giustina, sì. Tutti, Martinez, Martelli, quando vedono Righi anche nelle movenze lo trovano inadeguato. Sì, ha fatto più di Leao, allora ha fatto meno, non so, invece di più, meno di Leao, non lo so, metti come vuoi, ci ha provato, è andato due o tre volte vicino. È più vivace di Leao oggi. È un po' brutto vedersi, no? Nella corsa. È strano, una corsa strana, Origi. Vabbè, tu dici chi se ne frega, cioè, l'importante è che faccia gol. Cioè, non è che dobbiamo andare alla mostra dei cavalli per vedere se il cavallo è bello. Il cavallo deve vincere, non deve essere bello di morfologia. Quindi, allora, il discorso che è brutto vedersi, Fabio, mi interessa da 0 a 10 meno 1000. È il fatto che deve fare i gol. Poi stati anche sfortunati, perché ha fermato la palla sulla linea Kalulu, una palla sembrava dentro, non era dentro. Però la fortuna bisogna meritarla, non è per questo che il Milan ha rimpianti. Ha rimpianti, poi nei cambi si può discutere. Comunque i psicodrammi li lasciamo agli altri, noi andiamo avanti, da campione d'Italia, e vediamo un pochettino però volevamo 6 punti importanti, visto che c'è Lazio-Roma e c'è Inter-Juventus. Se non incominci a fare i punti, poi vai a Napoli fra 3, capisci? Quindi diventa complicata, purtroppo. Va bene, Carlo, ci vediamo magari domani qui. Grazie, Carlo Pellegatti. Domani pomeriggio, domani sera sarò lì con voi. Un abbraccio, grazie Carlo Pellegatti. Abbiamo ai raggi X Leao, eccolo qui, grazie, gentilissimi, bravissimi. Allora, Leao,
Vedete, e purtroppo anche nel secondo tempo solo 27 palloni toccati, di cui 14 persi, quindi ha perso più della metà, più della metà dei palloni che ha giocato. Diaz 45 palloni toccati, 13 persi. Giroud 22 palloni toccati, però vedete, due tiri fuori, un tiro respinto, un gol, insomma un altro tipo di approccio e di contributo alla partita. Anche Diaz poca Diaz, roba. Anche Diaz poca roba. Zero tiri, un dribbling. Sì, sì, sì. Concretamente. E abbiamo anche De Ketelaere, so che sto facendo fare ai colleghi e alla grafica gli straordinari. Eccolo qui, ma guarda che bravi. Allora, De Ketelaere, un tiro, un dribbling. Allora, abbiamo visto prima, sì, 15 palloni toccati e due persi. Sì, insomma, non ha fatto delle cose enormi, però qualcosina. No, due cose le ha fatte. Sì, no. Però noi due cose più o meno le fa sempre. Ma pioveva stasera. Noi vorremmo vedere una grande cosa, no? Sì, una che... grande cosa ancora non c'è. Come? Pioveva. Poi. Pioveva, sghignazza, da caso così dicono, veloci. Attenzione a non perdere domani la Champions, la Juve arriva. Sì, questo non posso. La Juve sarebbe a più 5 sul quinto posto. La Juve, sì, è un casino, sarebbe più 5 e il Milan sarebbe la prima delle squadre escluse dalla Champions. Sarebbe un ma grosso la Juve sbaglio. Arriva dalla Serie C, è così. No? Questa è la sua cattiveria. Udinese Milan nella prossima sabato. Poi adesso c'è Napoli Milan, perché ci sarà la pausa. E poi Napoli Milan. E poi Milan-Empoli, Bologna-Milan, Milan-Lecce, cioè Milan, diciamo che Napoli a parte, ecco, a 4, però anche la Salernitana in casa doveva essere... Ma però, scusa un attimo, ma a Napoli io posso anche pareggiare, sì, ma anche a Udine, c'ha 20 punti, c'ha. Anche a Udine non è una passeggiata. No, non è una passeggiata. Senza Giroud. Senza Giroud non è una passeggiata. Comunque Giroud mi deve spiegare quella ammonizione volontaria, veramente, guarda, è cervellottica questa qua. Ma... Che senso quella è concordata con l'allenatore, ma è da pazzi, anche secondo me. No, è vero quello che dice però... l'avvocato Martinez, cioè Giroud tutto sommato, adesso non vorrei essere pessimista, è più importante contro l'Udinese che a Napoli con... Sono d'accordo, Napoli, esatto, no? Sì, dovendo esatto, scegliere quando giocare esatto, Giroud, infatti, i tre punti cerco di farli a Udine, è facile farli a Udine, certo. Oltre a essere l'anticalcio, voglio dire, io credo che sia anche autolesionista, cioè, ma è semplicemente per la stanchezza, per non è stato lucido, forse lui ha fatto una troppo grande, come fece Calabria, come fece Calabria, uguale, stesso gesto. Lo fai, ultime gesto partite Milan, eccolo qui, vedete che purtroppo le ultime partite del Milan, è vero che c'è anche la Champions, però non sono così entusiasmanti perché su 8 partite solo 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, vero è però che uno di questi pareggi ha permesso al Milan di arrivare alla storica qualificazione dei quarti di Champions League. Due minuti in aria, ci vediamo, grazie, da poco.